Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Innanzitutto noi vogliamo ringraziare per la partecipazione a questo laboratorio tutti i presenti e ovviamente anche tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto. Ringraziamo poi veramente molto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ospita oggi questa nostra iniziativa e in particolare ringraziamo Fiorinda Livigni, Massimiliano Biscuso, Nello Preterossi e Wolfgang Kaltenbacher che l'anno scorso hanno seguito le nostre ricerche e che ci hanno anche incoraggiate nell'organizzazione di questo laboratorio. Ringraziamo inoltre la Società Italiana di Neuroetica e di Filosofia delle Neuroscienze che ha patrocinato questa nostra iniziativa. E un ultimo ringraziamento, ma non per questo meno importante, va ai nostri ospiti, il professor Marco Ivaldo, che oggi è qui presente, Federico Gustavo Pizzetti e Andrea Lavazza, che hanno reso possibile il concretizzarsi di questo nostro laboratorio. Vorremmo ora cercare di spiegare molto brevemente il come e il perché è nata l'idea di organizzare questo laboratorio intitolato Critica della ragione libera da Kant e Hegel alle neuroscienze, che ovviamente, come suggerisce questo titolo, vorrebbe cercare di sollecitare un dialogo tra la filosofia classica tedesca e alcune questioni sollevate dalle neuroscienze e dalla filosofia della mente contemporanea, che hanno poi anche tutta una serie di importanti ricadute sul piano etico e giuridico. Portando avanti le nostre ricerche l'anno scorso qui in istituto, ci siamo trovate io e la mia collega entrambe a interrogarci, seppure per motivi diversi e adottando anche prospettive diverse, ma sempre interne all'ambito della filosofia classica tedesca, sulla questione dell'autodeterminazione del soggetto. E questa riflessione ci ha poi sollecitate entrambe a uscire, per così dire, dall'ambito della filosofia classica tedesca e ad aprirci a un confronto interdisciplinare con le scienze contemporanee. Per quale motivo? Sicuramente la questione dell'autodeterminazione del soggetto umano, quindi il problema se i comportamenti del soggetto, le sue azioni possono considerarsi libere o meno, sono domande antiche quanto alla filosofia. Tuttavia, negli ultimi decenni, queste domande sono tornate, anche direi con una certa vivacità, al centro del dibattito contemporaneo, sia filosofico sia neuroscientifico. E questo soprattutto in seguito allo sviluppo delle moderne tecniche di visualizzazione cerebrale, che hanno permesso di identificare i cosiddetti correlati neurali, cioè quelle aree del nostro cervello che si attivano durante l'esecuzione di determinate funzioni cognitive e comportamentali. Queste tecniche hanno quindi permesso di esplorare, per così dire, in vivo il cervello e chiaramente anche in modo non invasivo e di ottenere una sorta di mappatura degli eventi cerebrali associati a determinati stati mentali. Ora, la possibilità di stabilire queste correlazioni tra eventi fisici e eventi mentali ha portato i neuroscienziati a estendere le proprie indagini, per così dire, al di là dell'organo cerebrale e a occuparsi quindi di questioni che tradizionalmente sono state appannaggio della riflessione filosofica e a renderle di conseguenza anche oggetto di una ricerca a base empirico-osservazionale. E qui faccio riferimento per esempio a temi come la coscienza, la percezione, le emozioni, la mente, il rapporto della mente con il corpo, per esempio, e poi il problema dell'origine e della natura delle decisioni umane e la connessa questione dell'autodeterminazione del soggetto. Ovviamente, come è facile immaginare, tutto questo ha sollecitato e sollecita tuttora profondamente la riflessione filosofica contemporanea. E la sollecita innanzitutto perché oggi è per noi impossibile prescindere dall'enorme quantità di risultati sperimentali ottenuti grazie a queste tecniche di visualizzazione cerebrale. E poi la sollecita anche perché le domande che queste ricerche neuroscientifiche contribuiscono a sollevare, tra cui per esempio se è possibile o no ridurre il mentale al cerebrale, o se è possibile o meno affermare che i comportamenti umani sono determinati da ciò che accade nel cervello, ecco, simili domande pongono tutta una serie di questioni estremamente rilevanti dal punto di vista antropologico, etico e anche giuridico, questioni su cui la filosofia è oggi chiamata a riflettere. E in primo luogo ci sembra chiamata a riflettere su quella grande domanda che già Kant si era posto, e cioè che cosa è l'uomo? Cioè la filosofia ci sembra oggi chiamata a domandarsi quale
quale immagine del soggetto umano e delle sue modalità di muoversi e di agire nel mondo è oggi compatibile con le conoscenze e i risultati a cui giungono queste nuove ricerche neuroscientifiche. Quindi ci sembra chiamata a un confronto interdisciplinare con queste ricerche, il quale può aprire e di fatto ha anche aperto nuovi orizzonti di indagine. Pensiamo per esempio alla nascita di discipline quali la neurofilosofia, la neuroetica o la neuroestetica. Prima di passare la parola alla mia collega Ilaria, vorrei concludere dicendo brevemente che in quest'ottica che ho cercato così di tratteggiare, questo nostro laboratorio si propone quindi di indagare che cosa possa dirci ancora oggi la filosofia classica tedesca sull'uomo alla luce dei guadagni delle neuroscienze contemporanee. Quindi questo laboratorio prenderà le mosse dai concetti di Bestimmung e Selbstbestimmung, quali emergono all'interno della filosofia classica tedesca, e cercherà poi di far interagire alcune considerazioni di Kant e di Hegel sulla soggettività umana con alcune attuali prospettive della filosofia della mente, ma anche del diritto e della neuroetica. Grazie. Grazie, Caterina. Bene. Adesso cercheremo di fornire una premessa teorica e alcune definizioni concettuali generali che ci guideranno durante l'arco di queste tre giornate di laboratorio. Innanzitutto, per motivi di spazio e di interessi legati all'ambito dell'etica e del diritto, non è stato per ora possibile concepire un laboratorio disciplinare che prevedesse anche l'intervento di neuroscienziati puri. In questo senso, il punteggio che abbiamo considerato ideale per questo primo dialogo con i saperi puri è stato l'approccio portato avanti negli ultimi anni dalla neuroetica e dalla neuroetica filosofica. La neuroetica, in particolare, si occupa di quelle questioni etiche, sociali, legali e politiche che scaturiscono nel momento in cui le scoperte scientifiche riguardanti il cervello entrano nella pratica medica, nelle interpretazioni della legge e nella politica sociale. In questo senso, quindi, le conoscenze sul funzionamento del cervello, ridefinendo i concetti di mente, di libertà e di identità, permettono di riflettere sulle basi dei nostri comportamenti e di ripensare all'eventualità di potenziamenti cognitivi e morali mediante il proprio uso di neurotecnologie. La neuroetica filosofica, quindi in particolare, si occupa delle conseguenze antropologico-filosofiche e anche etiche delle conoscenze neuroscientifiche, cioè dell'analisi e delle valutazioni etiche che deve supportare l'avanzamento di queste conoscenze. Abbiamo poi, non da ultima, una neuroetica applicata, una disciplina che si occupa di ciò che è giusto e sbagliato fare in relazione alle possibilità biotecnologiche messe a disposizione dalle ricerche sul cervello. Questi esiti delle ricerche scientifiche sull'anatomia cerebrale hanno offerto alla riflessione antropologica ed etica i seguenti problemi tematici. Se nel cervello sono iscritte le regole di una morale naturale, se possiamo sentirci liberi, e quanto la questione concerne il ruolo che le emozioni giocano anche all'interno del nostro sapere morale. Quindi il paradigma che un certo approccio neuroscientifico ha cercato di soppiantare è quello del dualismo cartesiano, in quanto il cuore integrale di questo nuovo sapere è una naturalizzazione del soggetto umano e, adesso collegato, un ripensamento complessivo non solo della morale ma anche del diritto su cui si è edificato tale paradigma antropologico, e cioè la differenza tra uomo e natura e tra spirito e corpo. Ora, al di là delle divergenze di approccio e delle conseguenti differenze di impostazione nella trattazione delle tematiche etiche e morali concernenti il diritto, la difficoltà sta tutta nel mantenere un equilibrio tra ambiti disciplinari molto differenti, in quanto il rischio che si corre è che, nonostante la mole crescente di studi e ricerche e di effettiva contaminazione tra settori e ambiti, non venga considerato però in maniera adeguata e in modo specifico il modo in cui le neuroscienze indagano i saperi umanistici e viceversa. Una delle difficoltà fondamentali, infatti, risiede nel fatto che le neuroscienze propongono, come la stessa filosofia classica tedesca di impianto sistematico trascendentale, una spiegazione complessiva della natura umana. Di fronte a questa sfida, tanto vecchia quanto nuova, le reazioni sono state molto varie. Da chi ha tentato di abbracciare le neuroscienze con entusiasmo, chi li ha respinte, chi ne ha limitato la portata epistemologica, chi si è posto con un atteggiamento interrogativo circa lo statuto e le condizioni di possibile comunicazione tra l'etica e l'antropologia. Ciò che in effetti appare problematico all'interno di questa enorme costellazione di saperi è che non è chiaro quanto le sfide proposte da tali prospettive, e cioè il progetto di riduzione dell'umano alla sua natura biologica, neurale e fisiologica,
siano semplicemente l'ultimo nome di una lunga lista che, dalla genetica arrivando al positivismo, si può far risalire fino alla frenologia settecentesca, il cui programma veniva condensato dall'ironico motto italiano l'essere dello spirito mosso, oppure se si è di fronte a una vera e propria rivoluzione culturale. Detto altrimenti, ciò su cui si cercherà di riflettere è se la messa in discussione del paradigma antropologico da parte delle neuroscienze non sia solo una conseguenza di linee di ricerca e di intuizioni di ben più lungo corso, e come a tal proposito si debbano riconsiderare le derive di riduzionismo estremo delle scienze rispetto a questi argomenti fondamentali della discussione filosofica, come, ad esempio, la distinzione tra discrezione e valutazione, il rapporto tra essere e dover essere, il rapporto tra diritto e morale o il tipo di razionalità che innerva i processi decisionali. In questo senso, quindi, da una parte, la nascita auspicata anche da Hegel nell'enciclopedia di una fisiologia psichica, e cioè di una scienza ancora da compiere, il cui compito sarebbe stato quello di studiare, cito Hegel, le determinazioni dello spirito, le quali per essere come date, per essere sentite e corporeizzate, cioè i visceri, l'ira, gli affetti, e dall'altra parte lo studio delle patologie mentali nell'antropologia kantiana, ci sono sembrate una prima problematizzazione di concetti elaborati oggi, a partire ovviamente da dati e strumenti più moderni, in un percorso speculativo di crisi dell'autodeterminazione e ampliamento del concetto di razionalità deliberativa. Seppur in maniera molto embrionale, in forme differenti, sia Hegel sia Kant si confrontarono con la scienza medica del tempo, l'uno approcciandosi in modo critico alla frenologia e alla craniologia, l'altro cercando di mettere insieme ambito organico e mentale della patologia mentale all'interno di un intreccio disciplinare letto tra filosofia, antropologia e diritto. In entrambi i casi, l'interesse per lo studio del cervello e del mentale si intreccia con temi e problemi di ordine morale e antropologico, relativi alla libertà dell'agire del soggetto patologicamente determinato per Kant e alla dimensione dello spirituale dell'uomo per Hegel. La filosofia classica tedesca, quindi, seppure non possa dialogare alla pari con un'imponente fioritura di dati e scoperte di rapidissima accelerazione, può forse ancora oggi suggerirci qualcosa e riflettere su problematiche ancora più. Per concludere e lasciare così la parola al primo relatore di oggi, diremmo che se la neurobiologia delle emozioni, la crisi del concetto di libero arbitrio a partire dallo studio diretto di specifiche aree del cervello, non ci sembrano portare una revisione radicale dell'immagine dell'uomo tradizionalmente presentata da storia del pensiero, comunque queste discipline ci sembrano arricchire la nostra riflessione filosofica, pur non sollevandoci dalla responsabilità delle nostre scelte individuali e storicamente determinate. Ora, con molto piacere, apro questa prima giornata con l'intervento di un primo relatore, qui con noi Marco Ivaldo, già professore ordinario di filosofia morale e pratica presso l'Università di Studi Napoli Federico II. Marco Ivaldo è stato borsista Humboldt a Monaco, e dirige la collana cristiana e di idealismo tedesco, è coordinatore della redazione di Roma di filosofia e teologia ed è membro del consiglio scientifico della rivista di storia della filosofia e dell'archivio di filosofia. I suoi studi vertono prevalentemente sulla filosofia classica tedesca e moderna, e in particolare Leibniz, Humboldt, Jacobi, Kant, Fichte, Reinhold, Hegel e Schelling, con particolare attenzione alle questioni e alle prospettive sistematiche della filosofia trascendentale, dell'etica e della filosofia della religione. Tra le sue pubblicazioni più importanti ricordiamo l'introduzione a Jacobi, edita la terza, storia della filosofia morale, ragione pratica, filosofia e religione attraversando Fichte, e il recente testo edito ETS del 2021 sul male. Ora lascio la parola al professor Ivaldo e al suo talk che è intitolato Eterodeterminazione e autodeterminazione in una filosofia trascendentale. Grazie. Grazie, sì. Sì, sono molto grato alla dottoressa Ferrara e Maurer per questo invito, questo seminario, per aver voluto intensamente quello seminario, averlo realizzato in questa sede. Quindi sono molto grato alle due organizzatrici davvero. In secondo luogo esprimo la mia gratitudine anche all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che mi ospita oggi, che ci ospita, un'istituzione culturale a cui sono molto legato e mi devo personalmente moltissimo. Ho pensato di incrociare la rotta disegnata dalle dottoresse Ferrara e Maurer sulla autodeterminazione e l'autonomia del soggetto, che è emerso varie volte nella trattazione che abbiamo sentito poc'anzi molto chiara e lucida, il tema, dicevo, per la relazione dell'autonomia e dell'autodeterminazione, per vedere se
tema delle strutture agente della coscienza, diciamo così, per vedere se in che misura la filosofia trascendentale tedesca e in particolare Fichte, una delle filosofie trascendentali più importanti, hanno da dire su di esse o possono suggerire ipotesi di ricerca su un campo in forte movimento, come abbiamo sentito nelle due introduzioni. Dunque, in questo contributo prendiamo in considerazione i concetti di autodeterminazione e eterodeterminazione. Eterodeterminazione vuol dire determinazione da parte dell'estraneo, dell'altro, non del soggetto. Quindi prendiamo in considerazione i concetti di autodeterminazione e eterodeterminazione, quali emergono o divengono pensabili nell'orizzonte concettuale della cosiddetta dottrina della scienza nova metodo, opera di Fichte, cioè l'esposizione di filosofia trascendentale che Fichte tenne a Jena, dove insegnava, in più semestri, tra il 1796 e il 1792. Appartengono idealmente a questa nuova imposizione della scienza, dottrina della scienza nova metodo, cioè redatta attraverso un nuovo approccio, un nuovo metodo. Appartengono concettualmente a questa imposizione della dottrina della scienza anche le coeve contemporanee elaborazioni di dottrina morale e di dottrina del diritto, che a differenza delle lezioni di nuovo metodo, rimaste inedite fino al Novecento, vennero pubblicate direttamente dall'autore. Quindi la filosofia fondamentale è rimasta, che sta alla base della teoria morale del diritto, è stata portata alla luce dei lettori, del pubblico scientifico, solo nella prima metà del Novecento. Mi interessa segnalare un approccio alla filosofia di Fichte che consente di misurarsi con le accuse e le critiche più frequenti verso di esse. Ne enuncio tre. Che questa filosofia sarebbe una filosofia soggettivistica, caratterizzata da una enfatizzazione esclusiva ed escludente della moderna soggettività. Secondo, che essa, questa filosofia, sarebbe una filosofia basata su principi semplicemente formali. Sarebbe cioè un vuoto e astratto formalismo o logicismo. Terzo, infine, l'obiezione che la filosofia di Fichte rappresenterebbe una filosofia dell'io in cui non c'è spazio reale né per la seconda persona, cioè per il tu, e nemmeno per la terza persona, cioè con l'ego. Sarebbe cioè quella di Fichte un egocentrismo o solipsismo a cui manca, con la interrelazione, la dimensione sociale, ovvero quella che Parison, principale, una grande storia di Fichte, chiamava la sociabilità dell'umano, la sociabilità dell'umano. Detto dall'altro profilo, mi propongo di nucleare alcuni pensieri di Fichte sul tema dell'auto e eterodeterminazione, in modo che essi possano venire percepiti, e nel caso valutati, come proposte attuali, questa è la sfida, attuali, di comprensione della coscienza e di pratica della riflessione. Perseguirò non la via della ricostruzione storica dei testi e dei contesti, ma la via dell'elaborazione teorica di oggetti e di nessi ideali sollecitati dai testi. Cioè cercherò di prendere sul serio quello che dice Fichte nella sua sforzo di spiegare che cos'è la coscienza e l'esperienza. Primo paragrafo, l'intuizione intellettuale, linguaggio di Fichte. Vediamo cosa vuol dire. A differenza di quanto accade nella prima imposizione della scienza, che ruota fondamentalmente intorno alle celeberrime opere, titoli, concetto, della dottrina della scienza, il fondamento dell'intera dottrina della scienza, parentesi quadra perché vedo che ci sono molti giovani nuovi, dottrina della scienza sta per Fichte per filosofia, quindi quando uso questo termine è come se si mettesse la parola forse più nota, filosofia, va bene? Allora, a differenza di quanto accade nella prima impostazione della dottrina della scienza, la seconda impostazione, l'impostazione nuova metodo, secondo un nuovo metodo, non muove dal principio logico di identità A uguale a A, punto di partenza, assunto come un fatto della coscienza, ma per fondarlo su io sono, cioè su Dio è io. Per la nuova impostazione, il punto di partenza sistematico della filosofia è l'agire dell'intelligenza, è il suo osservarsi nell'agire. Secondo il postulato, ecco, la filosofia nasce da un compito, quale, cito, progettare il concetto dell'io e osservare come si procede nel farlo. Citazione fine. Il risultato di questa pratica autoosservativa dell'intelligenza è un concetto dell'io che coincide con l'attività che lo progetta e lo osserva e che viene dato a se stesso in una intuizione, cioè in una coscienza immediata, ovvero in una
intuizione intellettuale. Deve venire subito chiarito che questa intuizione intellettuale non è una intuizione dell'essere che Fichte attribuisce al dogmatismo e che egli, in modo affine a Kant, intuizione dell'essere, che Fichte, assieme a Kant, suo maestro in questo caso, respinge. Quella fichtiana è un'intuizione dell'agire, dell'attività dell'intelligenza, non dell'essere. Nemmeno l'intuizione intellettuale della dottrina della scienza dà origine a una descrittiva psicologica dei fatti della coscienza, una descrittiva empirica dei fatti della coscienza. Quella di Fichte non è un'ontologia soggettivistica, questo è il primo errore per Fichte, ma nemmeno la filosofia della soggettività o del soggetto, come è stata lungamente giudicata e valutata. L'intuizione intellettuale non è una rappresentazione di uno stato di cose, è intuizione di un agire, e vedere agire l'intelligenza come un'attività che ritorna in se stessa, ossia che si annoda, la parola di Fichte, cioè la nostra mente prima in primo luogo si annoda, cioè ritorna a se stessa, elaborando un concetto, un'intuizione, rimanendo però aperta a nuove attuazioni di sé, cioè si annoda e si slega per ritornare ad annodarsi nel cammino conoscitivo, teoretico e pratico. E perciò l'intuizione intellettuale è un principio epistemologico. Cosa vuol dire epistemologico? Vuol dire che riguarda l'episteme, cioè il nostro sapere, per esempio, sapere del mondo o degli altri o della natura o del tu. Esse perciò un principio epistemologico offre un principio di spiegazione dell'essere della coscienza che viene compreso non come rispecchiamento della cosa. Non siamo semplici specchi passivi di oggetti, ma siamo agenti nel farci prestazioni conoscitive, pratiche teoretiche. Viene compreso non come rispecchiamento della cosa, o come un prodotto della cosa, cioè degli oggetti, ma esiste come l'esistenza attuale dell'agire dell'intelligenza. La coscienza immediata è tale non perché si opponga alla coscienza immediata o discorsiva, questo è degli errori che molto spesso si fanno, di opporre intuizione e mediazione, o immediatezza e mediazione. Per Fichte e Rolle lo sanno così. La coscienza immediata è tale non perché si opponga alla coscienza immediata e discorsiva, ma perché si compie come l'azione in atto. L'azione in atto, Fichte coniuga questa espressione per esprimere il dinamismo in cui noi qua siamo coinvolti nel apprendere il mondo, nel rapportarsi agli altri, alle cose, alla natura, a Dio, si compie come l'azione in atto che agisce nella costituzione di ogni coscienza del mondo, cioè di ogni sapere ed esperienza che volevo il nostro. Qui parliamo di noi stessi, parliamo di quello che siamo, osserviamo quello che siamo. Grazie alla distinzione trascendentale fra l'agire dell'io e l'agire del filosofo che osserva l'agire dell'io, la filosofia di Fichte è una fenomenologia della coscienza colta nel suo agire, che viene reso possibile dall'attività dell'intuizione. Una stessa intuizione circola nella coscienza comune, cioè della nostra coscienza immediata, del mondo, di noi stessi. Una stessa intuizione circola tra questa coscienza che noi siamo, oltre che noi abbiamo, e la coscienza del filosofo, cioè la coscienza di se stesso che consegue astraendo su di sé il filosofo. Abbiamo quindi filosofia e vita sono strettamente legate, nell'uno e nell'altro opera la stessa coscienza immediata o intuizione. Il filosofo quindi non deve, diciamo così, elaborare enti astratti, ma deve guardare a quello che succede osservando se stesso. Il filosofo deve lasciare agire l'intuizione, ecco il punto, e osservando nel suo configurare la coscienza del mondo, nell'atto stesso in cui enuclea le condizioni trascendentali di questa stessa coscienza. La filosofia non deve introdurre, il filosofo quindi, non deve introdurre propri pensieri artificiali nell'agire dell'intelligenza, ma deve, così Fichte, stare a guardare e ricostruire sistematicamente la sede reale
delle azioni originali del Dio. L'invito al filosofare era, come abbiamo visto, progettare il concetto nell'io, osservare come si fa, quando lo si fa. Questo progetto non cade in un circolo, cioè il circolo di presupporre ciò che si cerca, cioè l'io, soltanto se il concetto dell'io non è la rappresentazione di un oggetto, quindi se il concetto dell'io, un passo oltre l'intuizione, il concetto dell'io, non è la rappresentazione di un oggetto, ma è un caratterizzare. Il concetto è una caratterizzazione. Noi concepiamo le cose quando gli diamo un carattere, un segno. Stiamo sempre guardando noi stessi. Che cosa facciamo quando pensiamo? Ma quindi il concetto è un caratterizzare l'attività dell'intelligenza in atto, un determinare o designare il contenuto mobile e fluente dell'intuizione intellettuale, il nostro viverci come agenti e patenti. Caratterizzare l'attività significa determinarla in relazione a una sfera di non attività, cioè di quiete. Se il concetto è una determinazione, il concetto è una determinazione, o meglio, un determinare, verbo più che sostantivo, la sfera di non attività differenziale dalla quale la determinazione si pone è la, mi scuso il termine un po' strano, ma è difficile, determinabilità, Bestimmbarkeit. Concepire, elaborare un concetto, significa determinare, dire questo è, dare un segno, porre un segno, tracciare un segno, differenziandosi dalla determinabilità come la facoltà della possibilità. E quindi determinare vuol dire fissare una possibilità, portare la possibilità dal virtuale al reale. Concepire dunque significa determinare, dare un segno, porre un segno, tracciare un segno, differenziandosi dalla possibilità. In questo gioco, secondo paragrafo, è un gioco, cioè guardiamo le regole, la mente muoversi secondo alcune regole. Quindi in questo senso la parola gioco non è del tutto fuori di segno. In questo gioco, nel suo prodursi essenziale, assume un ruolo affermativo determinante, la riflessione. Ecco, qui prima abbiamo parlato di intuizione e concetto, ora abbiamo un termine nuovo, riflessione. La legge della riflessione è questa. Si ottiene il determinato soltanto mediante un passare, qui è il termine chiave passare, da un determinabile. Niente viene conosciuto in ciò che è senza che insieme si pensi ciò che esso non è. Quindi senza che la riflessione faccia un passo, affermando qualcosa ed escludendo altra cosa. Riflettere, anche se la cosa può apparire un po' strana quello che sto dicendo, si equivale a distinguere e differenziare da. Significa strapparsi dal determinabile, cioè dalla possibilità, e passare alla determinazione, cioè al carattere, al concetto. La coscienza reale, la nostra coscienza, il sapere o l'esperienza è costituita dal continuo passare della riflessione, dal determinabile al determinato, dal possibile al reale. D'altro lato, il passare dalla riflessione, dal determinabile al determinato, dal possibile al reale, è un atto della libertà. Questo è molto importante. È un'iniziativa originaria, un'autodeterminazione. Addirittura un creare dal nulla, si intende dal nulla di un precedente stato o fatto oggettivo. Questa è dunque l'azione reale, un passare all'agire che rimanda una facoltà pratica di libertà, a un potere di autoaffezione. Ecco, qui abbiamo, emerge la singolare concezione della libertà che affitte. La libertà è il sapersi immediato di sé dello spirito, dell'io. È il passare della vita della coscienza sulla base di un'iniziativa,
Nulla viene a noi se non la incontriamo in un'iniziativa. Questo è dunque l'attività reale, un passare alla Cile che rimane una facoltà pratica di libertà, ma un potere di autoaffezione. Dall'attività reale deve essere distinta l'attività ideale, che è l'intelligenza dell'attività reale. Attività reale, attività ideale, atto della riflessione e intuizione dello stesso, libertà e intelligenza si condizionano e si determinano mutuamente. Ed è precisamente da questa interazione che viene in essere la coscienza concreta reale. Quindi la coscienza concreta reale è un'unità in atto, dinamica, aperta, di libertà, cioè di iniziativa, e di intelligenza, cioè di comprensione. È un'iniziativa che comprende, è una comprensione suscitata dall'iniziativa. Libertà e intelligenza, con altre parole. Non si dà naturalmente attività reale senza attività ideale, d'altro lato non si dà attività reale senza ideale. Non si dà il passare dalla riflessione senza che sia vivo un concetto, una caratterizzazione dell'io che riflette. Ne segue la conclusione, a prima vista contraddittoria, che la libertà è insieme assoluta e limitata. La libertà è assoluta, cioè è sciolta dalle precondizioni che la producono, secondo un nesso causale di tipo meccanico organico. Qui Fichte entra in conflitto, diciamo così, con le posizioni che vi sono in alcuni settori della neuroscienza. La libertà, qui appunto abbiamo un'espressione molto detta, è assoluta, cioè nel senso che non è condizionata, il porsi della libertà, l'iniziativa libera, il porsi di atti liberi non è condizionato dal precedente stato, nasce da sé, quindi è nuova in questo senso, è perenne novità. La libertà è autoiniziativa, è una originale capacità di autoaffezione, che solo rende possibile ogni determinarsi a della coscienza concreta. Però insieme la libertà è limitata, quindi qua abbiamo la libertà liberata, cioè vincolata al possibile, a quella sfera di possibilità che davo prima. Quindi questo, il possibile, è una chance, ma è anche un vincolo, cioè è la descrizione di uno spazio nel quale sono possibili azioni della libertà. Quindi la libertà è vincolata, mi scuso del termine un po' complicato, alla sfera della determinabilità, cioè avviene dentro la determinabilità in quanto ne realizza una forma, una possibilità, una opzione concreta. Al tempo stesso però, per determinarsi nella possibilità, la libertà deve nascere da se stessa, cioè si esprime a partire da sé, è autoiniziativa. In questo senso, solo in questo senso paradossale, naturalmente ho detto che la libertà è assoluta. Riprendo allora, la libertà è limitata, non solo assoluta, è vincolata al possibile, è legata a una sfera determinabile in rapporto al quale la riflessione, passando, configura un determinato, cioè un concetto di scopo, una caratterizzazione, una specificazione, un segno. Ecco, tutti i modi di dire questo momento oggettivante. Quindi abbiamo una relazione costante tra il momento soggettivante, cioè l'iniziativa della libertà, e il motivo oggettivante, cioè il fatto che la libertà determina a partire da un possibile. Quindi abbiamo possibilità limitate, possibilità. Ecco, questo deve essere molto chiaro. Ecco, diciamo che in quest'ultima parte della traduzione faccio un passaggio. In realtà la libertà, per Fichte, non è soltanto vincolata alle possibilità, cioè alla sfera determinabile, rispetto alla quale la libertà è lei stessa per l'iniziativa, cioè prende posizione e determina. Abbiamo costantemente questo rapporto. Ma, e questa è la sfida della filosofia occidentale di Fichte, più netta rispetto alla filosofia successiva, la libertà è tale perché è vincolata non soltanto a possibilità, ma a un tu devi, cioè a un dovere categorico, un imperativo. La nostra coscienza non è uno specchio di cose date, ma elabora forme di comprensione. Questa elaborazione di forme di comprensione della coscienza
istituisce una relazione con un imperativo, con una istanza categorica, con un dovere o con un devi radicale. Questo è il passaggio. Quindi il dovere sta alla radice della coscienza, dice Fichte. Questa è la sfida. Non lo pensare come una regola astratta, formale, soggettivistica. No! Che si debba, cioè che noi siamo interpellati da un'istanza ad essere, e ad essere nel bene, possiamo dire così. E questo punto appartiene alla radice profonda della coscienza. Non è qualcosa di estrinseco, non è qualcosa di moralistico, assolutamente no. Questo dovere è la libertà che si pone uno scopo. È quindi un principio costituente dell'esserci. Dell'esserci, intendo l'esserci come Dasein, come il nostro essere qua, o il nostro esistere. L'esistere è configurato da concetti categorici, non soltanto, diciamo, ipotetici o empirici o descrittivi, ma di concetti categorici. Questa è la provocazione. Prima di mettere a fuoco questo aspetto, quindi il legame strutturale al tu devi, al devi, al dovere, all'imperativo, all'istanza, all'invito, se volete, ad agire liberamente, prima di mettere a fuoco questo aspetto è opportuno focalizzare la nozione epistemologicamente centrale della nuova metodo, cioè della dottrina della scienza che sto esaminando adesso, chiamata volontà pura. Rainer Wille, mi scuso del tedesco, però insomma, comunque, tenete conto di questo, volontà pura. Con la posizione del concetto di scopo abbiamo infatti il mediatore, cioè porsi scopi da parte della riflessione, focalizza l'importanza del concetto di scopo, cioè di fine. Tutte le nostre espressioni hanno una tangenza col concetto di, con concetti teleologici, cioè che ha a che fare con scopi. Però lo scopo non basta a caratterizzare la coscienza, ci volevo dire cos'altro. Con lo scopo non siamo ancora arrivati, sostiene Fichte, col concetto di scopo, che pure è molto importante, al fondamento, cioè al Grund, altro termine tedesco, mi scuso, vuol dire fondamento, base, alla base della coscienza reale, o alla radice, forse meglio, della coscienza reale. A questo proposito si presentano due possibili aporie. Prima aporia, il concetto di scopo suppone una conoscenza di un oggetto determinato e voluto. D'altro lato, però, la libertà come attività reale può realizzarsi soltanto attraverso la mediazione del concetto di scopo. Cadiamo in un circolo. Rimanendo soltanto a questo livello, non riusciamo a spiegare la coscienza. Questo significherebbe infatti che la libertà è condizionata da una conoscenza dell'oggetto desiderato e voluto, una conoscenza che per parte sua è resa possibile dall'azione reale della libertà stessa. Quindi conosciamo la libertà perché la presupponiamo. Finiamo così in un circolo che non spiega affatto la coscienza reale. Come unità in atto, questo è il punto, di attività ideale e attività reale, cioè libertà e intelligenza. L'abbiamo già visto. Seconda difficoltà, sappiamo che il volere, la volontà, accade sempre come una volizione di qualcosa. Vogliamo in quanto determiniamo qualcosa come voluto. Voglio, adesso uscire da questa stanza, introduco una serie di mezzi perché mi portino fuori. Calcolo lo spazio, va bene, anticipo il modo di un percorso e lo realizzo. In questo senso mi pongo scopi che realizzo attraverso i mezzi che via via identifico. Il volere accade sempre come volizione di qualcosa, rappresentato da uno scopo, appunto, ma perché qualcosa mi diventa scopo, devo volere. E così viene infinito. In questo modo non si ottiene alcun inizio, alcuna libertà reale, e così non si spiega la coscienza concreta. Circolo vizioso, oppure regresso all'infinito, sembrano gli esiti infuggibili di questo discorso. Orbene, Fichte spiega che queste aporie sono insuperabili
se il volere che consideriamo è solo quello che io chiamo qui volere empirico, cioè il volere del questo e del quello, preferisco quel microfono a questo, agisco cercando di incorporare quel microfono al posto di questo. Questo, chi lavora così, che poi la nostra esperienza quotidiana, è quello che Fichte chiama il volere empirico. Nel volere empirico, però, la posizione dello scopo, cioè l'elezione di qualcosa da riflessibile come scopo delle azioni, quindi il passare, ricorderete, dal determinabile al determinato, quindi eleggere scopi come attuazione di possibilità, resta però esterna, così almeno ripara Fichte, all'autodeterminazione, cioè in definitiva alla posizione della libertà. La coscienza dello scopo si presenta prima o dopo il fatto concreto del volere empirico, non in un'unità intrinseca e attuale con esso. La nuova metodo, cioè la sposizione della scienza che stiamo esaminando, riconosce sì il ruolo che in una filosofia occidentale ha il pratico come volere empirico e deliberativo, ma non può rappresentare ancora questo volere empirico, l'unitaria energia, ecco la parola chiave, energia, che Fichte disegna come volontà pura. Cosa vuol dire volontà pura? Non una volontà astratta e vuota, ma l'energia che fonde e rende possibile del fatto quel passare dal determinabile al determinato e possibile all'effettuale che si esprime nella scelta. Nella volontà pura, e quindi questa istanza epistemologica superiore rispetto alla volontà empirica, esistono insieme in atto, ecco il punto, volontà e intelligenza, scusate, volontà e conoscenza, libertà e progetto. In essa, cito Fichte, sono una cosa sola, colui che pensa volendo e colui che vuole. La volontà pura non è determinarsi, deliberare secondo la possibilità o la possibilità data, come la volontà empirica, ho dinanzi a me alcune opzioni e scelgo quella che maggiormente mi sembra conveniente rispetto a scopi, ma è, la volontà pura è l'autodeterminarsi del mio, cioè il fatto che prendo in braccio me stesso e mi porto fuori, se posso usare questa espressione, in virtù del quale, oltre a essere l'io, in virtù del quale l'io stesso, la coscienza reale, con l'unità sintetica di attività reale, cioè volontà, e ideale, cioè intelligenza, si mantiene in se stessa e passa alla deliberazione della scelta. Il volere, qui abbiamo un'espressione da stata chiara, spero, è concentrazione dell'intera persona con la sua intera facoltà in un punto. Ecco, intenzionare qualcosa rispetto al quale ne va di me stesso. Quindi non ho soltanto una volontà empirica che sceglie tra opzioni date, ma sono dotato, devo usare così, di una volontà pura, meta-empirica, la quale non è altro che l'autoconcentrarsi secondo una intenzionalità assunta come determinante. La volontà pura in questo senso non si aggiunge affatto come un accidente o un sostrato già fatto dell'io. Non è che prima siamo un io e poi abbiamo la volontà pura. Assolutamente no. Questo è un modo di ragionare, diciamo così, della tradizione, ma non funziona per Fichte. La volontà pura determina quella sostanza che noi siamo. Noi siamo determinazione della volontà pura e autodeterminazione in rapporto alla volontà pura. Ora, un punto qualificante della nuova metodo è che esiste, questo è il punto, ritorno alla sfida, è che esiste un legame essenziale fra la volontà pura e l'imperativo categorico. Anzi, troviamo in Fichte la lapidare affermazione: il volere puro è l'imperativo categorico. In questo senso, la volontà pura, nonostante la sua purezza, è pur sempre determinata in qualche modo. Da che cosa? Appunto, da un sollen, termine tedesco, mi scuso, da un dovere, da un imperativo, da un'istanza, da un'esortazione, ma soprattutto da un imperativo, cioè devi, c'è qualcosa che va fatto per il suo valore intrinseco, non perché mi aspetto vantaggi.
Mi rendo conto che in questo senso Fichte fa esplodere, diciamo, in molti luoghi comuni, insomma, in cui sembra che l'unico orizzonte della determinazione della coscienza sia l'orizzonte della convenienza. Assolutamente no! Non è la convenienza. Radicale è l'interesse fondamentale, che poi, diciamo così, di quello è altro che l'interesse alla tua volontà, a una libertà piena, cioè, come noi vedremo, una libertà essenzialmente intersoggettiva. Si passa dal tu devi alla coscienza reale, non viceversa, non dalla coscienza al tu devi, ma il tu devi, cioè l'imperativo, cioè l'istanza che illumina l'esserci della coscienza reale, non viceversa. Dal solenge, quindi dal dovere alla coscienza reale, nel medio attraverso la mediazione della volontà in atto, cioè quella che ho chiamato la volontà pura, ben consapevole del carattere interpretante di questa mia formulazione, che va un po' contro le consuetudini della Forschung su Fichte. Esprimerei in questa maniera il pensiero fondamentale qui all'opera, che conferma il carattere architettonico che possiede il pensiero di Fichte, il Sollen, il dovere, il principio pratico. È un carattere architettonico, cioè nel senso che è il carattere che determina l'intera costruzione. L'io sono, il sum, è radicato in un io voglio, ego volo, il quale è alla radice del io penso, cioè del cogito. Quindi passiamo dal io voglio al cogito, non viceversa, come diciamo così, in larghi settori della tradizione. A sua volta il io voglio è reso possibile da un devi. Devi questo. È reso possibile dunque da una richiesta categorica che l'io voglio oppone a se stesso nell'atto stesso in cui la riceve. Questo è un passaggio molto importante. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che il porsi è un trovarsi come posto da altro. E il trovarsi come posto da altro è il modo di essere del porsi. Non che prima abbiamo il porsi e poi l'essere posto da altro, da qualcuno che ci chiama al mondo, ma viceversa, perché qualcuno ci chiama al mondo, cioè alla gira della libertà, siamo autodeterminazione, cioè volontà pura. Quindi occorre cambiare le categorie. Leggo l'ultimo paragrafo, sperando di avere ancora. Sì. Nel secondo teorema della deduzione del concetto del diritto, del fondamento del diritto naturale, ecco, mi scuso, però mi riferisco a un'opera di Fichte che si chiama Fondamento del diritto naturale, fatta un'opera molto complessa, lì c'è una parte, diciamo, adesso, sul concetto del diritto, del concetto del diritto, che evoco brevemente, troviamo uno svolgimento potente di questo pensiero. Il problema è ancora sempre la spiegazione trascendentale dell'autocoscienza, comunità concreta di coscienza oggettiva, cioè di intelligenza, e di coscienza di sé, cioè di libertà. Ritorna sempre alla struttura. La struttura del problema è in parte movenza simile a quella che ci è individuata per la poria della coscienza di scopo. Solo che quest'ultima soluzione sottolineava il tema dell'autodeterminazione, cioè il teorema della volontà pura, come abbiamo visto. Mentre invece la trattazione del diritto naturale sottolinea piuttosto la eterodeterminazione, cioè attraverso il teorema dell'invito, che adesso spiegherò. Non è possibile autocoscienza senza coscienza di oggetto. Questo mi pare chiaro. Cioè non divengo cosciente di me se non passando attraverso la oggettivazione della coscienza del mondo, cioè emergo a me stesso a partire dalla coscienza del mondo. Quindi non sono mai io, non è senza mondo, il mondo non è senza io. E questo è il punto importante. Cioè abbiamo sempre una relazione strutturale di soggetto e di oggetto, detti in altra maniera. Non si dà coscienza oggettiva, scusate, ripeto, non è possibile la coscienza senza coscienza di oggetto, tuttavia la coscienza dell'oggetto è condizionata alla coscienza di sé. E questo mi pare chiaro nel circolo che ci troviamo. Nessuna coscienza oggettiva, ovvero attività ideale, senza attività reale, cioè senza autocoscienza.
la quale a sua volta però rinvia all'esserci di una coscienza oggettiva, cioè dell'attività ideale. Abbiamo sempre la circolarità. In tal modo però la nostra documentazione diviene circolare e cade anche essa in un regresso infinito. Fichte commenta: non troviamo finora nessun punto possibile da cui potremmo annodare il filo dell'autocoscienza. Citazione fine: non troviamo nessun punto a cui annodare il filo dell'autocoscienza. Orbene, questa aporia, questo circolo vizioso, viene evitata per il diritto naturale se il filo dell'autocoscienza viene annodato in un punto in cui l'attività reale, cioè la volontà, e l'attività ideale, cioè l'intelligenza, sono uno, una sola cosa. In un punto aspaziale, devo dire così, non trovo altra parola. Ma logico trascendentale, o forse meglio estetico trascendentale, in cui si afferma una particolare coincidenza fra coscienza e libertà e coscienza oggettiva. Questo punto immateriale, questo punto di annodamento originale della coscienza, può venire pensato soltanto come un, cito da Fichte, essere determinato del soggetto alla autodeterminazione, un invito al soggetto stesso, citazione fine, un invito a determinare se stesso con libertà. In questo senso l'invito alla libertà, l'esortazione a autodeterminarsi in senso pratico, è il punto ricercato. Questo perché nell'invito il contenuto della coscienza di sé è la stessa coscienza oggettiva, ossia è l'essere determinato, la sollecitazione. D'altro lato nell'invito la forma della coscienza oggettiva, cioè l'essere determinato, è la libertà, cioè l'autodeterminazione. L'invito è allora coincidenza mobile di libertà e di determinazione. Altrimenti detto, è una determinazione che inizia, cioè che invita ad iniziare un percorso. Una esortazione a liberamente autodeterminarsi. In altri termini, ci troviamo liberi, cioè capaci di autodeterminazione, perché qualcuno ci ha chiamato ad essere liberi. Perché siamo stati invitati alla libertà. È vero che, che devo essere libero, privato dell'imperativo categorico, ma è altrettanto vero che accolgo l'imperativo come un invito a determinarmi, come una sollecitazione, una spinta, una esortazione. Siamo costituiti da esortazioni, cioè la nostra, siamo costantemente rinviati ad altro che ci invita a agire liberamente. La tesi del genere di Fichte, che confuta di fatto la scusa di solipsismo elevata contro la sua filosofia, è che l'io della coscienza umana concreta, l'io che siamo noi in questo momento, che stiamo seguendo questa relazione più o meno ordinata, l'io di questa coscienza umana concreta, cioè l'io volente intelligente, viene a sé, cioè emerge a se stesso, emerge a livello della coscienza, si sa come sapente se stesso. Questo vuol dire emergere, viene a sé soltanto sulla base di un appello. Di un appello. O di un invito alla libertà che può provenire soltanto da un altro io volente e intelligente. Ovvero, l'io viene a se stesso soltanto in grazia di un tu per lui. Che lo appella a autodeterminarsi. L'appello è perciò la figura che l'urto, cioè lo Anstoß, che concetto che ha una funzione fondamentale nella nascita della coscienza. La coscienza dà se stessa perché è urtata da altro, è nell'incontro concreto con l'altro. Orbene, qual è l'urto all'altezza dell'uomo? Qual è l'urto vero e proprio che genera la coscienza? Ecco, questo urto è l'invito. Quindi a livello radicale siamo consapevoli di noi stessi perché qualcosa ci urta. Quale urto? E questo l'urto è un invito pratico, un invito alla libertà, un'esortazione ad essere libero.
In questo senso, l'io reale, l'io della coscienza, trova se stesso come tale, cioè come volente intelligente, in quanto si trova sé, come un essere determinato all'autodeterminazione, cioè in quanto è invitato alla libertà. In altri termini, l'io si trova come tale soltanto, questo è un ulteriore passaggio molto importante, soltanto in virtù di una interazione comunicativa di appello e libera risposta. Qualcuno ci sollecita, ci esorta ad agire. Rispetto a questa esortazione siamo liberi, possiamo declinarla o assumerla. Se la assumiamo, il nostro essere diviene risposta, autonoma, libera risposta ad una esortazione radicale. La pratica educativa, il rapporto tra la figura genitoriale e il piccolo duomo, offre perfide e eloquente testimonianza di questa interazione formativa della coscienza. Altrimenti detto, espressione della nuova metodo, cito soltanto questo, la ragione individuale, cioè la nostra ragione, la ragione che in questo momento stiamo sollecitando a intendere, si può spiegare non da se stessa. Uno viene sviluppato solo mediante l'altro. Citazione fine. L'invito rinvia alla presenza dell'altro, di un altro, se l'io si trova come sollecitato alla libertà, cioè pensabile soltanto se la sollecitazione viene a lui da un ente che sia consapevole della libertà a cui esalta, cioè da un ente ragionevole e libero. L'invito non è un oggetto della natura, anche se si esprime attraverso mediazioni fisiche, per esempio attraverso fonazioni nell'ambiente, ma è un oggetto della libertà, è una determinazione che inizia, non è una determinazione che blocca, abbiamo l'invito alla determinazione che apre la libertà, no? Non è una determinazione, per esempio, che vuole conquistare la persuasione dell'altro a prescindere dai motivi oggettivi. Non è una strategia egoistica di autoaffermazione. Nessuna autodeterminazione, cioè io, senza una determinazione invitante da parte dell'altro, cioè senza eterodeterminazione, sicché paradossalmente, abbiamo autodeterminazione, Selbstbestimmung, autodeterminazione, perché siamo eterodeterminati, ma eterodeterminati a partire da una, come un invito alla libertà, quindi è una eterodeterminazione che a sua volta una determinazione libera. Riprendo allora il discorso. Nessuna coscienza del sé e del mondo è possibile senza l'incontro fattuale, storico, e perciò indeducibile, con un invito a determinarsi. Cioè senza un essere determinato all'autodeterminazione, che è pensabile soltanto come proveniente da un'autocoscienza altra, cioè da un essere ragionevole e libero. Il destino del singolo, ha scritto Aldo Masullo, grande filosofo napoletano, al quale rende omaggio, si decide nel suo incontro con l'altro. Il destino del singolo, cioè il destino di ognuno di noi, si decide nel contesto degli incontri che abbiamo avuto e del modo in cui abbiamo reagito ad essi. Se come essere libero o come schiavi, cioè oggetti. Il problema dell'agenda di trascendentale dell'autocoscienza si risolve perciò non in un'autoria, ma nella reciprocazione comunicativa delle coscienze mediata dall'invito. Il soggetto, se vogliamo usare questa espressione, il soggetto viene a se stesso grazie a una interazione, a un dare e ricevere con un altro soggetto e in definitiva con una pluralità di soggetti, ovvero il soggetto emerge come tale nell'orizzonte di un'originaria e comunicante intersoggettività. La filosofia trascendentale di Fichte non termina, perciò in definitiva, questa diciamo la tesi finale un po' provocatoria, non termina in definitiva nel pensiero di un'assoluta soggettività, ma nell'idea di un mondo, una Gemeinschaft, c'è una comunità di libere soggettività in relazione. Grazie.
Grazie mille per questa ricchissima presentazione. E do la parola al pubblico in sala per eventuali domande, suggestioni. Lascio qui il microfono. Allora, parto io. Ok, una breve notazione di tipo filologico su un paio di termini che ho utilizzato, è una mia curiosità kantiana, volevo sapere fino a che punto c'è un collegamento, una connessione tra il concetto di spiel, gioco, che ho utilizzato, spiel, gioco, riflessione, gioco, perché mi sono sembrati dei termini laddove lei fa riferimento proprio alla riflessione come passaggio dal determinato al determinabile, e mi è venuto in mente proprio un luogo della prima parte della Critica del Giudizio, laddove Kant fa riferimento proprio al concetto della riflessione, il rapporto a una semantizzazione dei concetti, i quali hanno bisogno appunto di una intuizione. E la riflessione, al di là di quella che è la sussunzione, opera questo tipo di processo. Quindi volevo sapere se la riflessione in Fichte ha qualche attinenza, in questo senso come passaggio dal possibile all'attuale nei termini anche di passaggio dal concetto all'intuizione. Questa è una domanda di ordine proprio filologico, ecco, volevo sapere se c'è un'aderenza. E poi ho utilizzato questo termine gioco che mi interessava, appunto in Kant, il gioco tra intelletto e immaginazione nel giudizio estetico. E poi altra notazione di ordine filologico che mi interessava, il concetto appunto di intersoggettività. Fichte utilizza proprio la categoria kantiana, ecco, della reciprocità, quindi volevo un attimo capire se c'erano delle ascendenze di qualche tipo. Grazie. Sì. Dunque, riflessioni in Fichte. Direi che in relazione con Kant abbiamo in Kant la problematizzazione della riflessione come direi come attività della soggettività in relazione, sulla base di un principio di finalità ultima. Si tratta di rintracciare, attraverso il giudizio riflettente, rintracciamo un universale, cioè un concetto di finalità, a partire da un particolare, cioè da un questo, da un oggetto, che viene riconosciuto come strutturato secondo un essere finalistico, il quale
sono ulteriori rispetto ai nessi meccanici. E questo, diciamo, detto in maniera molto semplice, è la posizione di Kant. Per Fichte la riflessione finisce però per abbracciare l'intera attività della coscienza. Quindi i concetti riflessivi ridondano sui concetti teoretici delle teorie e li caratterizzano. E in questo senso la riflessione, come si capisce attraverso il mio ricorso al termine passare, passaggio, dal determinabile al determinato, la riflessione è il modo di articolarsi nativo della coscienza, la quale in tutte le sue forme, non soltanto nel suo momento teoretico, ma anche nel momento pratico e teleologico, diciamo, le tre critiche di Kant, vengono unificate attraverso un ricorso a un concetto ontologico strutturale di riflessione come passare, specificazione, determinazione, che vale sia per il momento teoretico che per il momento pratico che per il momento teleologico riflessivo. Quindi abbiamo, come peraltro capita sempre in Fichte di Kant, abbiamo il tentativo di portare le tre critiche a una certa, diciamo così, unità strutturale, e questa unità viene appunto in questo senso garantita dalla riflessione come passare, quindi non come riflettere sulle prestazioni della coscienza, così come in qualche modo Kant, ma come uno strutturarsi in atto della coscienza che è sempre, devo dire così, è sempre riflessiva, cioè è sempre un passare che si determina, che si oggettualizza, che si caratterizza, che si specifica, che si offre un segno, a una caratterizzazione. Quindi direi abbiamo un passo, diciamo così, dalla triplicità della critica alla centralità strutturale del concetto di riflessione per l'esserci della coscienza reale. Quindi la riflessione sarebbe il medio che rende possibile l'unità dell'intuizione e del concetto. Quindi questo però non soltanto è rilevante dal punto di vista della conoscenza della natura, ma anche dalla conoscenza degli altri, e in particolare alla conoscenza dell'altro come tu, come soggetto. In questo senso, vengo al secondo punto, intersoggettività. E diciamo, Fichte, come appunto spero che sia apparso un po' nella mia esposizione, ritiene che la soggettività emerge, cioè riflessivamente, ecco il passaggio, emerge riflessivamente, come specificazione libera di una interazione determinata secondo le categorie di relazione identitaria, cioè in particolare la relazione reciproca. Quindi direi, anche se abbiamo sì la relazione reciproca, Gegenseitig, delle facoltà o di intuizione e discorso, intuizione e discorso, libertà e intelligenza, ma questa intersoggettività è posta in essere da una autodeterminazione della libertà radicale. Quindi non abbiamo soltanto una intersoggettività, se posso usare un termine molto banale e triviale, orizzontale, ma abbiamo un'intersoggettività orizzontale la quale però è dischiusa da iniziative incondizionate come l'imperativo categorico e l'invito alla libertà. Quindi abbiamo un'interazione di soggettivo e oggettivo in questo senso. L'espressione gioco che ho usato precedente, no, non devo dire, la ringrazio anche molto di questo rinviarmi al gioco della facoltà intelletto e immaginazione della terza critica, non ci avevo pensato. Il gioco era quello che stavo giocando io, insomma, però accetto le sue integrazioni, sì. Chiedo di ricordare a chi vuole intervenire da remoto. Se qualcuno vuole intervenire da casa può mandare un messaggio o prenotarsi tramite la chat.
Se non ci sono domande, al momento io avrei così una curiosità, un approfondimento che le chiedo. Io sono rimasta molto colpita da questa concezione della libertà come assoluta e al contempo limitata, che sembra quasi paradossale come affermazione. È soltanto una curiosità, le chiedo se una simile concezione della libertà potremmo definirla, usando una terminologia più contemporanea, come una sorta di compatibilismo in Fichte, o se invece questa affermazione appunto è errata e non applicabile a Fichte. Grazie. Sì, in realtà i due lati della questione, la libertà è assoluta, la libertà è vincolata. Paradossalmente, qui c'è la fecondità del paradosso, si possono pensare insieme. Quindi i due livelli, le due affermazioni sono davvero compatibili. Cioè l'uno consente l'essersi dell'altra e viceversa. In che senso compatibile? Perché la libertà assoluta lo è come capacità di iniziativa o libera iniziativa, in quanto non è vincolata dallo stato di cose precedenti, sia nel momento A mi determino, questo determinarmi in A, nel tempo A, emerge senza che questo, che A sia condizionato nel suo esserci dal momento precedente, meno A. Non c'è un passaggio lineare da meno A ad A, ma tra meno A, stato precedente, e A, stato attuale, c'è un salto, quella che Kant chiamava la libertà trascendentale. C'è un salto, si dà un salto, c'è un passaggio. Qui, in questo nodo infinitesimale, siamo liberi. In che senso liberi? Siamo lasciati noi stessi, siamo noi che prendiamo posizione, inglobiamo noi stessi, integriamo in noi questo passare come una novità assoluta, nel senso che non è precontenuta nella serie fattuale precedente fino al punto A. Quindi, ripeto, non A non condiziona l'esserci di A, è piuttosto A che ingloba in sé retrospettivamente una volta posto, non A. Al tempo stesso però questa autodeterminazione libera nel punto A è vincolato da qualcosa, da che cosa? È vincolato da concetti pratici, non da stati di cose, ma da concetti pratici. Per esempio, quello che abbiamo visto, l'imperativo categorico, è una determinazione, sì, è una determinazione, però è una determinazione che non blocca l'attività della coscienza, ma la specifica, e la specifica come un invito alla libertà. In questo senso non abbiamo libertà se non è vincolata da determinazioni meta-empiriche, in particolare da oggetti ideali, devo usare questa espressione, quale l'imperativo categorico. E la libertà senza l'imperativo categorico, cioè sarebbe soltanto libertà assoluta, ma sarebbe una libertà assoluta senza nessun contenuto, quindi una libertà di nulla. La libertà può essere assoluta se è vincolata, ed è vincolata perché sia libertà assoluta insieme. Occorre quindi, diciamo così, pensare la cosa sulla base dell'attività della riflessione e dell'attività della riflessione sull'agire del mio. Io risponderei così, quindi se compatibilismo vuol dire la possibilità di pensare insieme di assolutezza e vincolatezza, nella sua paradossalità, ma tutti i concetti filosofici pregnanti sono in qualche modo paradossali, ma questo va anche detto. Allora, se vuol dire anche una posizione compatibile. Grazie mille, grazie.
Prego. Volevo tornare un attimo, perché sono concetti che in qualche modo poi dobbiamo anche veicolare ai nostri studenti in una maniera che sia un po' più potabile, diciamo così, dell'aspetto accademico che abbiamo comunque apprezzato nell'ascoltare le relazioni. E volevo tornare quindi un attimo sulla questione della libertà nell'imperativo categorico. Noi attribuiamo banalmente a Kant la frase della legge morale dentro di me, cielo stellato sopra di me, che insomma è una delle prime cose che diciamo ai nostri studenti anche un po' per interessarli. Ecco, però la questione della libertà all'interno dell'imperativo categorico è sempre un pochettino ambigua, perché se la legge morale è dentro di me, fondamentalmente la scelta di libertà nell'applicare l'imperativo categorico si presta ad essere arbitrio, cioè può diventare arbitrio, perché io scelgo che cosa debba essere l'imperativo a cui obbedire. Ma se scelgo io senza avere un riferimento, possiamo dire, oggettivo, questo si presta anche all'obbedienza a qualsiasi forma di abuso. Mi spiego, se io riesco a far diventare un imperativo categorico, un imperativo morale, l'idea che gli ebrei siano inferiori, a questo punto diventa possibile obbedire ad un imperativo categorico alla maniera di Eichmann, per cui io metto dei timbri, è giusto perché la legge dice che è giusto, la legge è un imperativo categorico, diciamo così, trasformato, a quale io devo obbedienza, l'obbedienza per l'obbedienza. Ecco, all'interno di una libertà così esercitata, non c'è il rischio che Kant divenga anche involontariamente un po' il padre del totalitarismo? Se noi pensiamo che l'imperativo morale, la parola imperativo morale, Kant la utilizza filologicamente con una accezione diversa da quella dell'etica aristotelica. L'etica, come la intendiamo noi oggi, è un po' più quella hegeliana. Quando Kant invece parla di imperativo categorico, sta parlando già di quella che noi oggi intendiamo l'etica, cioè una serie di strutture valoriali che però scegliamo noi dal nostro interno, dalle nostre scelte, per cui definiamo in modo soggettivo quello che è giusto e ciò che non è giusto, facendolo diventare la guida della nostra condotta. Questo non è un rischio? La libertà in questo senso non può diventare arbitrio e quindi portare anche a tutte le conseguenze negative che abbiamo visto poi nel Novecento, a partire dall'idealismo. Grazie. Innanzitutto volevo intervenire brevemente del suo interessante intervento sulla questione della legge morale, di che tipo di legge è la legge morale. Ora, la legge morale è una legge incondizionata, tu devi assolutamente qualcosa. Ora vedremo poi questo qualcosa cos'è. Cioè non devi volere qualcosa in vista i principi di convenienza, cioè i principi pratico-empirici, ma devi agire di conseguenza, volere qualcosa alla luce dei principi pratici puri. Pratici puri. Ora vedremo cosa intende Kant per questo. Al tempo, quindi, in questo senso è incondizionata, si pure senza, non è soggetta a condizioni, richiede obbedienza senza presupporre condizioni per realizzare questa obbedienza. Al tempo stesso la legge morale è una legge trasgressibile. Cioè, a differenza delle leggi naturali, che sono intrasgressibili, a condizione che si applichino, la legge morale è trasgressibile, cioè posso dirle di no. È esposta radicalmente al sì e al no mio, cioè del riflettente.
rispetto alla legge morale devo, ma rispetto alla legge morale al tempo stesso posso il devo o posso negare il devo. E proprio questo è la legge morale, si affida, questo è il problema, alla libertà dei soggetti. Si affida. Può essere realizzata soltanto se quei punti dell'esserci che chiamiamo uomini si decidono per essa, cosa non a priori determinabile, stabilibile. Non a priori, posso soltanto nel fatto dire, a mio giudizio, o una conferma o una smentita della legge morale, però solo a partire dal fatto, indeducibile. È anche vero che tuttavia, secondo passaggio, che Kant ha detto qualcosa sul modo di orientarsi secondo la legge morale. Ha detto, per esempio, che la volontà deve volere, agisce, determinati in modo che la massima, cioè il principio soggettivo, personale del comportamento che sei, rispecchi la legge universale, cioè la legge morale. Per ogni atto che fai, devi pensare che tu scegliendo te, oggi, qui, scegli tutti, cioè devi scegliere ciò che è sostenibile per tutti. Devi realizzare, questa è la sfida kantiana radicale, un test di universalizzazione che renda, che possa persuaderti che è pensabile e sostenibile la tua massima soggettiva, perché rispecchia la legge morale, cioè rispetta l'universalità. E in secondo luogo, sempre nella trattazione della fondazione della metafisica dei costumi, agisci in modo da rispettare in te e nell'altro la persona. Abbiamo un principio di umanità, non c'avevo solamente il principio formale di universalità, c'aveva anche un principio concreto di umanità. A Eichmann trattato gli uomini che avevano dinanzi come persone, cioè nel senso di rispettare l'autonomia, la libertà e l'intelligenza, credo che sia facile la risposta. No. Noi siamo chiamati a prendere opzioni nel rischio di sbagliare, come se queste, l'opzione che io faccio oggi, qua, adesso, potesse valere per tutto universalmente e rispettare il principio di umanità, cioè il secondo principio. Io credo che solo Kant pensa a questo. Certo, tutto è sospeso a quel punto, che è la libertà, cioè l'autodeterminazione, quel passaggio dal non a là, che viene in essere soltanto se io la pongo in essere. Cioè se io mi determino all'essere. Questa è la legge morale. Mi rendo conto che qua, diciamo così, ringrazio un collega, penso, per il suo intervento, perché qui si apre un camminato attualissimo oggi, tra l'altro, dove si ritorna a alcuni grandi imperativi morali, secondo me, comunque almeno l'esigenza di rifletterci. Per cui qua si aprirebbe un cammino infinito che non posso realizzare qui perché c'è un treno alle 7:15. Però a proposito di questo argomento, se posso aggiungere... Grazie, scusi, la ringrazio molto. C'era forse la... No, su questo punto se posso proprio aggiungere una postilla, ci sarebbe anche tutta la... Io credo che il collega abbia o letto oppure... in qualche modo si sia fatto anche un po' influenzare dalle letture di Arendt, probabilmente. Lei ha letto Arendt, e in questo il recupero da parte di Arendt di molta critica del giudizio, in particolare della forma della riflessione, dell'uomo con l'uomo e con se stesso.
tende anche a riflettere su questo problema della norma etica kantiana, che poi, come il professore giustamente ha detto, non è una norma spersonalizzata o è formale nella misura in cui comunque c'è un sottofondo antropologico in cui è centrale il ruolo della persona e della personalità. Quindi non oggetti, ma parliamo di persone. Comunque il discorso è arendtiano, quindi potrebbe approfondire questo tipo di discorso tramite i testi di Arendt, soprattutto i primari, la vita della mente, oppure i testi etico-politici dell'Arendt, in cui riprende Kant oltre la legge morale in questo senso. Una risposta. Sì, era un'integrazione a quello che aveva detto. Sì, sono d'accordissimo. Era una sorta di integrazione rispetto all'approccio nazismo-legge morale. Mi è venuto in mente un po' la posizione di Hannah Arendt di questo. Sì, e qua c'è quella famosa, io adesso però non sono sicurissimo di rispondere in maniera competente, quindi ci provo soltanto per pazienza. C'è quella famosa espressione di Hannah Arendt che il male è assenza di pensiero. Uno dice, ahibò, come adesso questa sembra una cosa nuova. Io credo che il rimprovero, diciamo, l'errore di Eichmann consisterebbe nel fatto di non riflettere radicalmente. Cioè di limitarsi a una riflessione che non mette in discussione l'ethos. L'ethos, che non mette in discussione i sitten, i costumi. Cosa difficilissima mettere in discussione i costumi, però è possibile, diciamo, rimane nell'uomo l'idea che avrebbe potuto farlo, anche se poi cede ai costumi, se cediamo alla presenza dei sitten, cioè dei costumi, delle usanze, delle abitudini, dei modi di dire, dei modi di fare, dei modi di comportarsi istituiti e regimentati in qualche misura. No, l'uomo ha la possibilità di staccarsi dall'ethos, di guardare l'ethos, di valutare l'ethos, riguarda premesse di valore, per esempio il principio di umanità. Questo è il passaggio, quindi diciamo così, non ha riflettuto abbastanza fino in fondo. E possiamo dire, qui abbiamo una struttura paradossale da pensare, il non riflettere fino in fondo sarebbe per Hannah Arendt però colpa. Quindi abbiamo un intreccio di teoretico e di pratico in questo passaggio. Molto però, che mi rendo conto, è molto alto da pensare, appunto, attribuiamo a un'assenza, cioè, di riflessione, un significato distruttivo e immorale, cioè contro la legge morale, cosa che appunto è la novità di questo pensiero, ma anche la sua sfida. Prego. Allora, innanzitutto un grazie alle organizzatrici, un grazie al professore per la relazione. Io volevo riprendere la frase che lei ha citato di Masullo, che, se non ho capito male, dice: il destino del Dio si decide nell'incontro e in base a come reagiamo, se come esseri liberi o come, diciamo, schiavi. Ora, questa frase però mi fa venire in mente una l'apertura di una sorta di circolo, non per forza diciamo vizioso, ma almeno virtuoso. Perché se parliamo di destino, io penso a delle condizioni storico-sociali che mi permettono, diciamo, di poter incontrare l'intersoggettività intesa come popolo, come altro da me, come altro essere umano.
E qui quindi ci sarebbero delle condizioni storico-sociali. Come io reagisco però a questo incontro? Qui si apre il campo della libertà, quindi quello che lei diceva, diciamo, dell'attivazione del volere puro come telema, come prendere in mano se stessi e rispondere al tu devi. Però riprendendo il diritto naturale, questo tu devi è sollecitato da una intersoggettività. Quindi il tu devi che per ricordare diciamo anche Rico Bello, l'estraneità interiore che mi costituisce, che mi rende radicalmente io, è però sollecitato da una intersoggettività. Però questa poi sappiamo, è noto che ci sono diverse interpretazioni, c'è chi dà diciamo una priorità al tu devi, chi dà una priorità all'intersoggettività, quando invece a me pare che ci sia una sorta di reciprocità, cioè appunto Fichte attiva la categoria kantiana della relazione. Però come faccio io in un certo senso a rendermi conto di questa intersoggettività? Cioè la domanda è: qual è il ruolo delle condizioni storico-sociali e politiche per potermi rendere conto dell'intersoggettività? Quindi ci sarebbero delle condizioni storico-sociali a livello diciamo del destino, delle condizioni storico-sociali per poter reagire, per poter attivare quella libertà. Non so se questa interpretazione può essere decile. Qual è il ruolo che Fichte dà alle condizioni storiche e politiche? Non so se la domanda è... Sì. Grazie. Sì. Sì, direi che questo testo del professor Aldo Masullo, che non so, adesso lo vedo molti giovani, insomma, devo dire, è stato un grande filosofo napoletano, insegnante qui all'Università Federico II di Napoli, un importante filosofo italiano, europeo, quindi anche, insomma, se voi cercate in Google Aldo Masullo, vi viene fuori qualcosa che da cui può essere interessante. Il professor Masullo dice, io ho citato una sua frase dal libro L'intersoggettività e l'originario, Fichte, L'intersoggettività e l'originario, pubblicato dall'editore Guida di Napoli, una sola frase: il destino del singolo si decide nel suo incontro con l'altro. Avrei dovuto forse spiegare ulteriormente questa espressione qua, per un po' di castica stretta, però diciamo che mi piaceva perché esprimeva in maniera molto viva quello che sentivo dentro di me. Il destino. Forse, diciamo così, il destino è un concetto che si sdoppia. Vuol dire destino, cioè necessità fattuale, ma potrebbe anche voler dire destinazione. Destinazione. È singolare che la lingua castigliana si chiami destinazione e destino. Per esempio, nella metropolitana di Madrid, se voi andate a vedere, se avete occasione di vederlo, escono la scritta destino, che a noi italiani fa subito pensare al destino, invece vuol dire appunto destinazione, scopo, meta. Quindi nell'incontro con l'altro emerge o si decide il suo destino, ma anche la sua destinazione, cioè il suo scopo morale. Non siamo soltanto soggetti al destino, come insieme delle condizioni di fatto che ci condizionano, ma siamo anche rivolti alla destinazione, in vista di uno scopo, tendenti a uno stato di cose che non c'è oggi, ma che è da farsi. La destinazione richiama, il concetto di destinazione richiama, diciamo così,
l'importanza dei momenti pratici della coscienza. Per cui possiamo dire, l'uomo ha un destino non soltanto perché è soggetto al realizzarsi di condizioni di fatto che lo condizionano da ogni parte, ma l'uomo è soggetto a un destino perché ha una destinazione, cioè uno scopo, deve perseguire uno scopo, può farlo e deve farlo. Deve inglobare il destino nella destinazione, questo direi. Cioè deve inglobare, deve sottomettere il destino, Schicksal in tedesco, la condizione di fatto, l'insieme delle condizioni che ci toccano, questo strato oggettivo deve essere recuperato soggettivamente, cioè deve essere ripreso all'interno di un progetto che chiamiamo destinazione. Ciò che conta è la destinazione per Fichte, più che il destino. E infatti alcune opere di Fichte iniziano precisamente la parola destinazione nel titolo, per esempio destinazione dell'uomo, Bestimmung des Menschen, vuol dire l'uomo sia è destinato, e questo il nostro sapere non può dirci troppo su questa destinazione, ma quello che può fare l'uomo è di trasformare per quanto possibile il destino in destinazione, cioè in esistenza sensata, cioè comunitaria, intersoggettiva. Lo sfondo è una libertà plurale, nella quale ci sia posto anche per la mia libertà, per il mio progetto di vita. Ecco, le condizioni storico-sociali dovrebbero, per Fichte, in particolare quella struttura fondamentale della società, che è la comunicazione, come dare e ricevere. Non solo dare, non solo ricevere, ma dare e ricevere. Queste configurazioni sociali sono la base fattuale rispetto alla quale devo cercare, per quanto so e posso, di realizzare il senso della mia vita. Cioè quello che possiamo tradurre destinazione con senso. Dobbiamo conferire senso al nostro esserci. Ma questo conferire senso non è una preghiera soggettivistica che faccio da solo. Conferire senso vuol dire anche accogliere senso, ascoltare senso, recepire liberamente proiezioni di senso, insomma, lavorare nella sensatezza insieme. Questo, diciamo così, è quello che mi viene in mente così spontaneamente da questa espressione del professor Masullo. Accentuerei, diciamo così, piuttosto che Schicksal, destino in senso stretto, Bestimmung, destinazione. Perché questo mi apre la possibilità di innovare, di introdurre qualcosa che non c'è ancora nell'esserci, ma che ci fa, ma la cui introduzione ci fa essere migliori. Ecco, poi in definitiva dobbiamo, perché lo possiamo, cercare di diventare moralmente migliori, di nobilitare la nostra natura morale, dice Fichte. Espressione molto desueta oggi, però che io voglio, diciamo così, qua esprimere in tutta la sua rocciosa determinatezza. Occorre, in definitiva, ciò che conta è che usciamo di qua essendo di qua, usciamo da questo mondo intero, essendoci migliorati, avendo fatto migliorare il mondo intorno a noi. Questo sarebbe destino. Volevo riallacciare una domanda molto generale, in realtà, che va al di là della conferenza che hai fatto, molto bella,
molto chiara. E riallacciando questo laboratorio che oggi inizia con il laboratorio che noi abbiamo tenuto all'inizio di febbraio, in cui c'era una componente filosofica e una componente scientifica, e in particolar modo sono intervenuti due studiosi di Kant come Catrano Malabù e Pietro Montani, no? Proponendo un'idea di trascendentale ben distinto dall'innato. Cioè, la novità di questo tipo di interpretazione, la novità certo non di questi giorni, ma insomma di questi ultimi due decenni, è quella di leggere il trascendentale certamente come condizione di possibilità, tanto per conoscere quanto per agire, ma altrettanto certamente da distinguere ciò che è trascendentale da ogni prospettiva innatistica. Che mi sembra certamente una pista di ricerca interessante. Ciò che è trascendentale non è eterno nel senso di al di fuori di un processo costituente che evidentemente si è svolto nella lunga durata, no? Quindi le facoltà non sono qualcosa di innato come doti date da Dio nel momento della creazione o miticamente da Epimeteo e Prometeo nel mito del Protagono. Questo è dell'uomo, no, ti do questa è la tua dotazione innata e ce l'avrai sempre. Allora, nella tua prospettiva di ricerca, che è largamente ispirata alla prospettiva trascendentale, alla filosofia trascendentale, che ne pensi di questa idea di scindere decisamente innatismo e trascendentalismo? È chiaro, ho fatto una domanda estremamente generica. Sì, direi il trascendentalismo. Siamo trascendentali, ma ogni filosofia che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscere oggetti, per quanto questo modo di conoscere oggetti sia possibile a priori, sia possibile a priori. Abbiamo qui, si annuncia una distinzione tra a posteriori e a priori che ha i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Certamente l'a priori deve venire riformulato come l'insieme attivo, in atto, dei costituenti, degli elementi costituenti. Agire in atto, sì, questi elementi costituenti sono appunto in azione, a partire dal mio primo affermare qualcosa in quanto qualcosa. Quindi in ogni mio affermare, negare, dubitare, quindi muovendo queste strutture elementari, in queste configurazioni, fatti della coscienza. Elementare, posso dire che questi fatti della coscienza, attraverso un'analisi, sono costituiti da costituenti, cioè da atti costituenti. I fatti sono costituiti da atti, la bipolarità fondamentale più che a priori e a posteriori è fatti atti, gli atti sono i costituenti. Domanda: questi costituenti, per esempio l'intuizione o il concetto, la caratterizzazione o l'immaginazione o il configurare, questi costituenti sono innati? E direi no, se per innati intendiamo qualcosa che viene prima, diciamo, una dotazione di proprietà o di facoltà che ho prima di essere nell'esperienza, cioè di essere dato. Direi che questo, mentre la visione dei costituenti appunto, punta sul trascendentale come apertura di campo, per poter, a partire da ciò, enucleare
le forme a priori o gli atti costituenti dell'esperienza, ecco, l'innatismo avrebbe piuttosto a che fare con facoltà innate, e quindi rappresenterebbe, da quel punto di vista che cerco di rappresentare, come una ricaduta in qualche modo in una prospettiva metafisica che non credo sia quella qui in gioco. Non è che io voglia criticare globalmente la metafisica, sia chiaro, però in questo caso avremo una regressione dalla dottrina degli atti alla dottrina delle facoltà. Quindi sarebbero di nuovo fatti, sostanzialmente. Esatto, e quindi ritorniamo sul punto fattuale. E infatti, in qualche modo, tutti in questa fase storica di cui stiamo seguendo della filosofia classica tedesca, tutti i tentativi di ritornare prima di Kant, che pure esistono, per esempio tornare a Leibniz, fanno centro su questa teoria, sulla teoria delle facoltà umane, che mi sembra, mi pare poter dire, sia Kant che Fichte cercano invece di superare in vista, non in vista empiristica, ma in vista trascendentale, cioè in vista di una teoria riflessiva degli atti costituenti. Allora, questa lettura della filosofia trascendentale, che divarica trascendentale da innato, ti sembra quindi favorire un dialogo della filosofia con le scienze empiriche? Chiaramente nel momento in cui queste scienze non ricadono in una rozza metafisica, non sapendolo, come il primo cognitivismo, poi di fatto, come dire, di nuovo ipostatizzava come fatti degli atti, per usare il linguaggio che tu hai usato. Sì, credo che innanzitutto la filosofia trascendentale, cioè la trascendentalità e l'apertura di campo trascendentale, cioè l'apertura vuol dire il fatto che si determinano gli atti costituenti della coscienza a partire da un punto di partenza, appunto da un'apertura che è l'autoposizione dell'io, o l'agire della riflessione. Ecco, questa apertura di campo è del tutto compatibile con l'osservazione empirica, secondo leggi, della natura, a condizione che così come l'apertura di campo trascendentale si autolimita e non pretende di fare affermazioni empiriche, al tempo stesso la conoscenza della natura si autolimita e non pretende di fare affermazioni metafisiche. Abbiamo una compatibilizzazione attraverso autolimitazione, direi una compatibilizzazione di punti di vista filosofico, trascendentale e scientifico a partire da una autolimitazione, cioè dal non pretendere dell'una di fare asserzioni che sono di competenza. Mi rendo conto che la questione è molto complicata, dell'altra approccio. Ecco, direi in questo senso. Grazie. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio ancora per la partecipazione a questa giornata. Noi ci rivediamo domani alle 15:30 per la seconda giornata del nostro laboratorio. Grazie, grazie, grazie ancora professor Ivaglio. Buon dibattito. Grazie mille.